Amici, ribracciami ancora! Io sono a Napoli, quello dietro di me è Paola, questo accanto a me è il maschio angioino. No, ho sbagliato. Quello dietro di me è il maschio angioino, quello accanto a me è Paola! Giusto? Vuoi rimanere o no? Cioè, lo vuoi fare i video con me o no? Vediamo. Se vuoi rimanere, rimani, se no lì c'è il porto, no, ok? Ma, scusa, sei sempre il solito posso dirlo? Rimani? Va bene, rimango. Torniamo rimango, a noi. Rimango. Ragazzi, siamo a Napoli. Siamo venuti a mangiare in un posto che io ho difficoltà a contestualizzare e ad inserire all'interno di un'etichetta, perché è sia ristorante, è sia steakhouse, se vogliamo è anche una sorta di fast food, però in tutta questa, diciamo, confusione di etichette, l'unica certezza è che si mangia carne buona ed è un posto unico nel suo genere, altrimenti non saremmo venuti, un po' come te, sei unica nel tuo genere, wow. Sei unica nel tuo genere, sì, no? Sì. Ok, vedete, basta. Allora, quando il lupo t'accarezza, che vuole l'anima, che sti complimenti così gratuiti, ma... Comunque è un posto davvero unico in Italia, si chiama Bradem, mettetevelo bene in testa, Bradem, che è una crasi, lo sai cos'è una crasi? È Bradem. Bravissima, esatto. Vuol dire braceria democratica. Da dove sto io, Bradem dista circa 15 metri, stai a capire? Perché se Matteo si girasse, si è girato il videomaker, eccolo lì, Bradem, lì, no, non il cantiere, là. Allora l'indirizzo è chiaro, è piazza... Vabbè, comunque ragazzi, siamo nel piano centro di Napoli, piazza municipio, a comune di Napoli, ma voi mettete una targa come siete, e dai, su che te c'ho, saranno 20 euro, saranno, e caccia sti soldi. Paola, qui le nostre strade si dividono. Okay. Io volevo presentare il locale ai nostri amici e a te ti aspettano in cucina. Io vado in cucina, vado a conoscere i miei colleghi. Vai, vai, a dopo. Ok. Vedete, sembra di stare in un museo. Alla parete, inusuale, una cosa che io non ho mai visto, non ci sono le bistecche, ma ci sono i quadri. E perché qui, che hanno pensato? Il concept iniziale era di fare una roba che non ci fosse in Italia. L'arte di tutti, ma che è anche la carne di tutti. State a capire, secondo i proprietari l'arte è la roba più democratica che ci sia. Dice, perché quando tu vai a vedere un quadro, dice, ti puoi ritrovare accanto il miliardario come il morto di fame, tanto tutti e due sono entrati al museo per vedere quell'opera d'arte. È un po' questa l'idea che volevano dare. Come l'arte è per tutti, anche la carne è per tutti. Quindi da questo concetto, ragazzi, inizia l'esperienza gastronomica da Bradem. Questo è Van Gogh, lo riconosco. Questo è Frida Kahlo, la riconosco. Questa non me la ricordo. Il professore d'arte 4 mi avrebbe messo. Questa ragazza è Silvia, la direttrice di Bradem. Due note a favore di questo ristorante, ragazzi. Uno, direttrice donna. Toscana. E due, toscana di Firenze. Esatto. Come sta andando sto posto? Avete aperto da un mese, no? Ho aperto da un mese. Tipo? Sta andando bene. Eh? La risposta comunque delle persone è positiva. Il servizio è molto veloce, quindi quando mangiano il servizio è quasi immediato. E là la paraculata, esatto. Perché? Poi ragazzi, ve lo facciamo vedere. Dal momento in cui tu ordini, quanto ci mette la bistecca a arrivare al tavolo? Allora, la bistecca quella da mezzo chilo all'incirca 8 minuti. Esatto. 8 minuti. Sì. Mentre quella da un chilo all'incirca 12-13 minuti. Quella è la tempistica. Immagino che la gente apprezzi. Sì. Oh, ti chiedo una cosa. Dimmi. Tu hai fatto ristorazione per tanti anni. Sì. Poi a un certo punto ti hanno detto, vuoi venire a lavorare a Bradem? Mi immagino sia andata così, no? Sì. Cioè, quando ti hanno descritto l'idea al format, tu che hai detto? Qual è stata la tua prima reazione? Una figata. Una figata? Sì. Cioè, proprio una figata. Bello, grazie sì. Silvi. Bella la presentazione di Silvi. Bello il locale. Ma tutto ciò, la carne, dove sta? Mo va, faccio vedere. Permesso? Ci abbiamo il permesso. Permesso, ci abbiamo il permesso, è carina, no? Ma insomma. Dici di no. Signora, è da stamattina che stiamo a fare avanti e indietro. Signora, di nuovo! Oramai la strada la so, a destra. Sei pronto? Vai. Mo te mando un tilt coi filtri a te. Ah, ecco il cavò. Un paio di recensioni. Tu, mo c'hanno la carne congelata. Ah, mo se proprio sembra congelata sta carne. Tan 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 tan. Tan, 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 tan. Ma congelata di che? Ci sta tanta bella carnazza, ragazzi. Guarda questa bella bistecchina, giustamente marezzata. Per me è sempre una grande emozione entrare in queste celle così, no? Perché vedi proprio il cuore pulsante di un ristorante carnivoro. Bello, mi piace. Fanno 2 gradi. Ridendo e scherzando, ragazzi, Paola sta in cucina da 40 minuti. C'è solo un modo per far tornare Paola
tra noi comuni mortali, ed è quello di offrirle una birra. Pulcinella, birra prodotta da un birrificio arabo. No, è napoletano. Paola, scusate ragazzi, tiè, questo è per te. Che devo fare? Faccio un briacone in cucina? No, ma è il brindisi di benvenuto. Ok, ma bevo veramente? Sì. Vado? È birra, giuro. È un'IVA, una bella fruttata questa, buona. Va bene? Promossa la birra? Benissimo, okay. Buono, ho fatto una chiacchiera con i ragazzi. Non avevo dubbi, 40 minuti ti avevo lasciato, 40 minuti sono passati. So tutti i segreti della cucina. Tutti, sai? Vabbè, tutti, nel senso, quelli che mi interessavano me li sono fatti raccontare, insomma. Ok, sarebbe il caso di far vedere come funziona sta cucina, gli vuoi far vedere qualcosa? Sì. Dai, ci porti dietro le quinte della cucina? Ok. Ci racconti qualcosa? Questo intanto l'appoggio, no? Appoggi? Dimmi al volo, dai, due dritte allora, per sta cucina. Allora, questa cucina è stata impostata per essere una Ferrari. Allora, benissimo. Questa cucina può fare 300 coperti tranquillamente senza problemi. Ok. Non hanno lesinato sulle attrezzature di livello, modernissime, tutte quante, come dico io, a doppio, ok? A doppio che vuol dire? A doppio nel senso due Unox. È diventato Duox. Poi abbiamo due Way Grill. Sì. E poi la cosa che è spettacolare è l'organizzazione dei frigoriferi. Ah, questa la facciamo vedere dopo. Ok, vedere dopo come funziona, va bene. Friggitrice, tutto col timer. Perfetto. Di ultima generazione, è una cucina organizzata veramente alla perfezione. Allora ragazzi, il servizio inizia fra 30-40 minuti. Abbiamo tempo di presentarvi Raffaele, che è poi il proprietario di tutta la baracca. Ha parlato prima lui. Scherzi a parte, ragazzi, è merito di questo macellaio visionario. Dice, tu potevi fare la classica braceria con i lombi a vista. Esatto, e proprio per questo è stato un po' difficile per me andare su questo, diciamo, concetto di braceria innovativa. Se dobbiamo essere innovativi, siamo innovativi, cioè, a 360 gradi. Allora Paola, vieni un attimo, scusa. Eccomi. Tu hai lavorato per 15 anni nei ristoranti. Sì. Oggettivamente, arriva il cameriere, pia l'ordine, dopo 8 minuti, dove sta questo ordine? Questo metodo permette al cliente di fare l'ordine. Sì. Nel momento proprio istantaneo che tu invii l'ordine, arriva in cucina. La squadra che hanno, che è molto numerosa, e tutte le attrezzature permettono di velocizzare tutte le tempistiche, quindi hanno uno standard tale che in 8 minuti ti arriva la carne al tavolo. Vorrei tagliare un po' di bistecche, metterle nei cassettoni, facciamo vedere come funziona, ok? Ok. Rientra nel cavò, riaffronta lo shock termico. Non c'è nulla di super spinto, ma nemmeno nulla di banale. Esatto, okay. Giusto. Tutte equilibrate, una linea standard nella pezzatura del bovino. Queste lombi giovani spagnoli sono sempre femmine, perché noi trattiamo solo bovini femmine, che è una carne equilibrata di grasso. Poi andiamo alla... Si sale un po' più nell'amarezzatura, poi dopo andiamo nell'angus iberico, poi andiamo nella suami, la suami beef, che è una vacca danese, rubia gallega, e abbiamo anche il wagyu giapponese. Quindi tanta roba ragazzi, quindi è una bellissima scalinata verso la goduria. Poi c'è lei, la rubia gallega, che io amo tanto, ma pure questo è l'angus iberico, ragazzi, è una delle carni più interessanti che ci sia nel panorama carnivoro. Sempre forme piccoline, sempre belle marezzate, giuste. Tu hai deciso che in questo ristorante la pezzatura deve essere o 500 grammi o 1000 o in alcuni casi nel menù da 120. Da tomahawk da 1,5 kg, essendo una bisteccona con l'osso grande. Quindi bisogna tagliare con estrema precisione. Piglia un lombo e tagliamo. Ok, andiamo. Fantastico, perfetto. I pro di tagliare una bistecca, un lombo con la sega, quali sono? Allora, innanzitutto c'è meno sfrido, sì. Poi c'è la precisione, in questo caso c'è la necessità di fare bistecche da mezzo chilo e da un chilo, cosa che la sega te lo permette, perché va a rompere l'osso a metà, no? Quindi invece con la mannaia, che è il metodo, diciamo, quello più poetico, quello più idealistico, devi seguire anche, insomma, l'osso, soprattutto per quanto riguarda le costate. Ma è vero sto mito che la sega cuocerebbe l'osso e la carne? Guarda, questo per me è un mito, io l'ho usata, la uso ancora e no, non ossida, insomma. E poi un'altra cosa che ti permette la sega circolare è di fare l'omogeneità
perché hanno tutte quante lo stesso spessore. Io adesso mi troverò dietro proprio tutti quelli là old school che mi ammazzerà, però insomma. E si cuoce meglio questa? Sì, perché è omogenea la cottura, no? Ah, non c'hai i bozzi? Eh no, perché c'ha lo stesso spessore. Vabbè, comunque ragazzi, comunque la pensiate, fondamentalmente fate bene, basta che mangiate la carne e non mi diventate vegani, ok? Raffaele, tutto chiaro il tuo metodo di lavoro? Okay. Tu continua a tagliare, noi andiamo su a mangiare, va bene? Va bene, andate io, continuo a tagliare. Ripristiniamo i ruoli originali, ok? Okay? Grazie, ciao, a dopo. Vi ho fatto vedere dove sta la carne, come la tagliano, come non la tagliano, e è arrivato il momento di mangiare. E qui, ragazzi, mi si apre, cara Paola, un'altra meravigliosa parentesi, perché prima cosa, l'ordinazione, ragazzi, avviene su questi iPad super fighi e mi piace molto, ma poi guardate che si sono inventati una roba che a me piace tanto. Praticamente con sto approccio le fregature al momento del conto sono prossime allo zero. Guardate, ragazzi, ci sta menù da 30 euro, menù da 45 euro, menù da 60 euro, poi abbiamo il menù da 90 euro, carne con i contorni da 100 euro e il menù da 120 euro. La questione è molto semplice, ragazzi, è in base alle vostre disponibilità economiche. Questa è la mia ultima giocata al Superenalotto. Paola, controlla, siamo vinto. Io quello stavo vedendo, aspetta, ho fatto la ricerca, fammi vedere i numeri. Ma mica hai beccato solo il 17. Il 17! Allora, quindi, cara Paola, dobbiamo andare sul menù da 30. Mi dispiace, okay. Tesoro, mi avevi puntato già qualcosa. Allora, vediamo un po'. Menù da 30 euro. Prevede o una costata ternera da 500 grammi, la costata frisona baltica da 500 grammi, T-bone ternera 500 grammi, praticamente qui c'è tutta una pezzatura da 500 grammi ad esclusione dello strip loin o del filetto, che seleziona Raffaele in particolare, però io già barro, ragazzi, perché ho puntato, cara Paola, l'angus. No, pure io, sì. Che facciamo? Allora, senti, vogliamo fare un confronto? Costata di Angus iberico e costata di Simmental bavarese? Okay. Ti va? Uno, due, aggiungi al carrello, bevande, che fa? Non se beveva una cosa, va? Una birra per Paola, io piglio un cuore di Napoli. Allora, il conto è 103 euro, ci siamo presi due bistecconi da mezzo chilo, un'acqua minerale e due birre, quindi abbiamo raggiunto 103 euro. Sappiamo già dal momento dell'ordine quanto andiamo a pagare. Approccio molto fast food, ma figo, perché ragazzi, quest'estate ci sono state un'infinità di polemiche, no? Di gente che andava al ristorante, ordinava e poi il conto era troppo alto e faceva il TikTok e partiva tutta la polemica strumentale che ha anche rotto i coglioni. In questo modo, ragazzi, queste polemiche le bruciamo sul nascere. Dicono che dal momento in cui io clicco qui con il mio ditino santo invia in cucina, ci mettono 8 minuti per far arrivare la bistecca. Secondo te è possibile? Io clicco, okay, e tu schizzi in cucina a vedere se sono bravi. 3, 2, 1, via. Ok. Sei sicuro? Sì. Vai. Vai, va, va a vedere che fanno i colleghi tuoi. Corri, corri, io sto qua e me la godo. Minuti e tre. Oh, sì, sono buoni tutti a farle in 8 minuti e 3. Tu che vedi che te trovi sul piatto, no? Vediamo. Nel frattempo, ragazzi, Paola ha acceso la griglia all'interno, diciamo al centro del tavolo, perché la carne arriva con questa bandierina di legno che ti dice che carne ti stai mangiando, così la riconosci e sai quello che ha ordinato. E nel frattempo, ragazzi, abbiamo detto Paola ha acceso la griglia perché questa griglia, ragazzi, è bollente, sentite qua, guarda, senti? No, non è eccessivamente bollente, è per scottare la carne, no, non per scottare la carne. Allora, tutti i fenomeni a portarti la bistecca in 8 minuti, ma com'è al centro? Andiamo a vedere. Allora, uno, mi sembra cotta bene, bruciature non ce ne stanno, e il grigliatore ha fatto un lavoro a puntino, e in questo momento, ragazzi, nel ristorante ci sono circa 16 persone, quindi non è pienissimo, ok, non è nemmeno vuoto, quindi c'è altre cose a cui seguire. È calda al cuore, quindi abbiamo una cottura al sangue perfetta, che poi chi preferisce, casomai si raffredda, preferisce avere una cottura un po' più cotta, ha questa piastra centrale dove può andare. Tradotto, venite qui a pranzo con la vostra ragazza mangia la carne a patto che sia ben cotta, e io già li avevo lasciata. Vabbè, a parte questo, quindi ordinate la bistecca al sangue, che fa la vostra ragazza o l'amico della comitiva che vuole ben cotta? Se la finisce qui, come faccio io, guardate. Anzi, questa mo la spingiamo, la extra cuociamo. Questa è come mi è arrivata la mia meravigliosa Simmental bavarese.
così facciamo a cambio. Io assaggio la tua e tu assaggi questa. Bene. La carne è tenerella, i succhi ci sono rimasti tutti, ragazzi, vuol dire che il grigliatore è stato bravo, ce l'ha scottata all'esterno, ha fatto la crosticina all'esterno, ce l'ha portata a temperatura giusta al cuore, quindi sì, non è nemmeno troppo fredda. Tenera è una di quelle carni, ragazzi, che ve ne mangereste a tonnellate. Questo, Paola, è l'angus iberico che ha scelto Paola. Secondo me qui abbiamo già spinto troppo, qui la cottura è media, io personalmente una bistecca così non la ordino mai, la voglio blè o al sangue, se ancora viva meglio. Quest'angus iberico ha uno scalino in più a livello sensoriale, è una carne con maggiore personalità, è buona. Un discorso di preferenze, in questo caso questa è un po' più rotonda, un po' più morbida, diciamo... come dici spesso, è più ruffiana come gusto, no? Sì. L'angus deve avere anche, diciamo, dei gusti un po' più spinti, insomma, si sente un po' di più come sì, carne, ma entrambi sono buoni, è solamente una questione di gusto. Paola, la ordiniamo. Ordiniamo il tomahawk o il wagyu japan? Dai. Lo so. Allora, però su questo mettiamo alla prova la cucina. Perché vediamo che le tempistiche, perché qua si tratta di un tomahawk di 1,5 kg. Quindi io presuppongo che qualche minutino in più lo devo. Io concedemo, dai. Sulla bistecca da mezzo chilo, se la sono cavata, sono andati velocissimi. Perfetti, normale, perché 8 minuti, una bistecca di mezzo chilo, infatti era perfettamente cotta. Quanto ci mette questa? Sui 12 minuti e poi c'è il ripasto. 12 minuti una bistecca da 1,5 kg, ragazzi, aggiungi 120 euro di bisteccone, prodotto aggiunto al carrello. Sei sicuro che tutti hanno ordinato? Sì, bim, invio. Ragazzi, vediamo se ci impiegano davvero 12 minuti. Ho sentito il bip bip della comanda dalla cucina. È arrivato. Vai, 12 minuti. E ragazzi, è arrivato il bisteccone. Bene, fammi interrompere. 12 minuti e 17. Uno, ciac. Paola, così stai scomoda, ma va bene, dai. Taglio. Allora, facciamola vedere. Fredda. Com'è sta bistecca? È arrivata? Ma era normale, fredda. È arrivata fredda, infatti, ragazzi, perché un bisteccone del genere non ce la fa ad arrivare a temperatura al cuore in 12 minuti. Però la filosofia del locale prevede che arriva la carne, ve la tagliate, sì, è leggermente fredda, però per gli amanti della bistecca blè, questa è perfetta. E si finisce di scaldare qui. Ok, gli hanno dato solo la caramellizzazione esterna. Esatto, il grassetto non si è fuso, ma lo fondiamo qui. Però è giusto, ragazzi, che sappiate che se venite qua potete ordinare questo mega bisteccone, vi arriva in un tempo relativamente breve, poi ve lo sezionate, ve lo scaloppate e finite la cottura su queste piastre che in maniera molto intelligente hanno messo al centro del tavolo. Occhio se venite con ragazzini, occhio che si allungano la mano se cuociono. Vediamo com'è. Ora è perfetta. La carne è buona, bisogna dirlo, carne di ottima qualità. La cottura aveva bisogno di questo passaggio per forza. Sì. Vabbè, diciamo che noi l'abbiamo fatta apposta, no? Abbiamo preso il taglio più, poi il tomahawk di per sé ci impiega un po' più di tempo a cuocersi, no? Vabbè, noi ragazzi, il nostro compito era stressare la cucina e vedere, spingerla oltre i propri limiti. Sono assolutamente convinto che se venite qua, ordinate questa bistecca, ci sta che aspettate 5 minuti in più, ma che vi arriva una cottura a puntino. Noi appositamente li abbiamo stressati e gli abbiamo chiesto: ragazzi, in 12 minuti vogliamo il bisteccone. Loro ci hanno provato, però la responsabilità me la prendo tutta io, perché li ho stressati e gli ho imposto il limite dei 12 minuti. Paola, senti, la nostra avventura qui da Bradem sta concludendo, se ti volevo lasciare un presente, ok? Ma guarda, te lo puoi anche tenere. No, ma prendilo, grazie, con tanto amore. Molto gentile, okay. come sempre, sempre stronzo, ok? A posto, grazie. Battute conclusive, ragazzi, praticamente se siamo magnati tutto. A me questo format piace, un po' un, se posso dire, un fast meat, dove fast, avete capito, perché si va veloci, ragazzi, però qui è bello perché si va fast ma la qualità rimane dentro standard molto molto buoni. Paola, ti è piaciuto sto posto? È particolare, è un posto giovane, se vuoi mangiare una bistecca buona e è anche poco tempo, questo è il posto ideale. Ok, io ve la butto là, ragazzi, magari c'è uno che c'ha un sacco di soldi e
vuole investire potrebbe venire dagli amici di Bradem e dirgli: oh, apriamo sto posto in tutta Italia, perché questo è un format replicabile. Io vi saluto, ragazzi, e chiedo a Paola. Paola, tornerai a fare video con me? Vediamo. È meravigliosa sta donna, che se la tira da morire, ragazzi. Da Napoli è tutto, viva Napoli, viva la Campania, un abbraccio e che la brace sia con voi. Ciao.